Quello che vi chiederei di fare adesso è di, diciamo, chiudere se avete scaricato il PDF dei Lucidi, di, diciamo, di non usarlo, di non vederlo, perché adesso noi che facciamo? Facciamo proprio, come ho detto, un esercizio di, diciamo, di studio della funzione, e cioè, poiché abbiamo capito che gli autovalori hanno un certo ruolo nell'andamento del sistema dinamico, sia per quanto riguarda l'evoluzione libera, sia per quanto riguarda una risposta indiciale, una forzata di qualsiasi tipo, abbiamo scoperto che se il sistema è lineare, queste famiglie di funzioni hanno un ruolo molto importante. Allora facciamo una cosa, chiudete eventuali appunti e fate questi nove disegni. Va bene, poi lo faccio anche per il tempo discreto. Prendiamoci un po' di tempo, fra l'altro interrompo la registrazione, è durata 2 minuti, la interrompo e la riprendo dopo, ma giusto per mantenere traccia poi delle cose dell'ordine in cui l'abbiamo fatta. Per cui diamoci un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di cui avete bisogno per disegnare quelle funzioni. Quindi io interrompo.